incredibile! Sbrigatevi! Maria! Presto! Che c'è, mamma? Corri, vieni a vedere! Oggi è crollato il muro di Berlino. Dopo 30 anni, le due Germanie sono di nuovo riunite. Restano tra le macerie di mattoni e filo spinato le reminiscenze di un incubo che hanno marchiato d'infamia la storia dell'Europa post-bellica. Da oggi i Vopos non sparano più dalle loro torrette. Da oggi nel cuore del continente non c'è più posto per una prigione di popolo. Adesso si aprono scenari di speranza e nascono timori. Perché questo è un evento storico che rischia di sconvolgere gli equilibri di tutti i paesi dell'Est. Centinaia di migliaia di persone attendono da anni il permesso di espatrio e adesso molti di loro riusciranno a partire. C'è qualcosa che le piace? Voglio quello rosso. Ha scelto bene. È il vestito più bello della collezione. E anche il più caro. Non c'è problema. Ho la carta di credito. Grazie. Lascia stare. T'ho detto di no, barbone. Tornatene in Polonia. No, dai, lavalo. Ti pago io. Sono polacca come te. Ciao, Eva. Maria, che cosa ci fai qui? Sono venuta a trovare mia sorella. Non farci caso, fa sempre così con tutti. È geloso. Come si chiama? Geloso. Allora, ti piace la casa? È bellissima. Ma è tua? Non ancora. Vieni, ti faccio vedere la tua camera. Che bella. Il tuo bagno è da quella parte. Hai due bagni? Mm-hmm. E se ti interessa, nel mio c'è anche l'idromassaggio. Non ci posso credere. Già, però quando sono arrivata dalla Polonia non è stato tutto così facile. Per i primi 6 mesi ho dovuto dormire in una palestra, uno sopra all'altro, in mezzo a gente sporca e disperata, come me. Ho dovuto guadagnarmelo questo. Che lavoro fai? Interprete, pubbliche relazioni. Accompagno uomini d'affari ai congressi, ai convegni. Qualche volta mi capita di viaggiare. Deve essere divertente. È un lavoro. Andiamo. Dobbiamo festeggiare.
Oddio, esce tutto. Dammi il bicchiere. Ecco. Alla mia sorellina. Pizzica, cosa c'è dentro? La vita, l'allegria. Adesso ti preparo una bella cenetta italiana. Rispondi tu, per favore? Sì. Pronto? Non quello, il cellulare, è lì nella mia borsa. Ah, ok. Grazie. Pronto? Oh, sì, ciao. Sì. Sì. D'accordo. Ci vediamo lì alle 9, puntuale. Oddio. Scusami, ma stasera devo uscire. Chi era il tuo fidanzato? Non ce l'ho il fidanzato, è per lavoro. Allora io vado. Sei bellissimo. Devo esserlo. Non mi aspettare in piedi. Forse farò tardi. Buonanotte. Domani andiamo per negozi, ok? Vedrai come ci divertiamo. Pronto? No, non sono Eva. No, non c'è, è uscita. Non lo so a che ora ritorna. Pronto? Pronto? Sulla riviera di Ponente e in pianura sul Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, ma in gran serenamento dal pomeriggio. Nuvoloso o molto nuvoloso con qualche rovescio su alti centro-orientali a Piemonte Emiliano, riviera di Levante, temperature in rialzo e valori bassi. Eva? Posso esserle utile? Sì, grazie. Sto cercando una persona. Eva Niemencic. Fa la cameriera? No. È venuta qui ieri sera alle 9 ad un ricevimento. Fa l'interprete.
Oh, la convention della Neotech. Neotech? Questo non lo so. So solo che non è tornata a casa questa notte. Sono preoccupata. Oh, mi dispiace, ma io non vedo come posso aiutarla. Ieri sera c'erano più di 500 persone alla convention. Come faccio a ricordarmi di sua sorella? Magari si è sentita male. Lei sa qualcosa? No, stia tranquilla. Io sono stato qui fino alle 3 di questa mattina e non è successo niente. A parte qualcuno che ha bevuto un po' troppo. Beh, grazie. Somiglia. E l'altra ragazza chi è? La conosce? No, io sono arrivata dalla Polonia ieri sera. Sua sorella lavora per la Neotech? No, l'hanno chiamata ieri sera per la convention. Lei fa l'interprete. Ah, fa l'interprete. Allora sicuramente anche quest'altra. E chissà quante altre interpreti c'erano in quell'albergo ieri sera. Come sarebbe? Voglio dire che dicono tutte così. Non capisco. Guardi, signorina, se fossi al suo posto, io starei tranquilla. Sua sorella è una bella ragazza. Probabilmente qualche pezzo grosso della Neotech l'avrà chiamata ieri sera. E poi avranno passato la notte insieme. Vedrà, prima o poi ritorna. Magari con un vestito nuovo. Mia sorella non è quello che crede. Ha solo il torto di essere polacca, come me. Se fossi italiana, lei non mi parlerebbe così. Guardi che voi polacche non avete mica l'esclusiva, eh? Anche qui in Italia abbiamo un sacco di interpreti. Comunque, mi sono segnato tutto. Eva Nemensky. N-I-E-M-E-N-C-Y-Z. Eh sì, vabbè, quello. Controlleremo gli ospedali, i rapporti degli incidenti stradali. Per cortesia, mi lasci il suo numero. Sa che non lo so. Allora le lascio il mio. Ecco qua. Conosci qualcuno qui a Milano? No. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami. Ho solo bisogno di trovare mia sorella Eva. Povero geloso, hai fame. Vieni, che ti do la pappa. Eva, sei tu? Pronto? Ciao Eva, sono Barbara. Barbara? Sì, lo so, non ci conosciamo. Mi ha dato il tuo numero Monica l'altra sera alla convention della Neotech.
Alla Neotech? Sì, c'ero anch'io. Monica voleva presentarci, ma tu eri già andata via. Ah. Senti, hai da fare stasera? Perché ho due clienti. Vogliono una mora e una bionda. Così ho pensato a te. Eva? Eva, mi senti? Sì, ti sento. E allora, sei libera o no? Sì, sono libera. Ok, ci vediamo alle 9 al Cova. Dove? Al Cova, il bar di via Monte Napoleone. Non mi dire che non lo conosci. Ah, sì, certo. Ma come facciamo a riconoscerci? Ah, per quello non c'è problema. Saremo sicuramente le due più fighe del locale. Ciao, a dopo. Ciao, tu sei Barbara, io sono Eva. Guardi che sta sbagliando persona. Oh, mi scusi, sono io quella che cerchi. Delusa? No. Credevo che fossi bionda. Scusa, Eva, come hai fatto a scambiarmi con quella? È la tipica ragazza per bene. Per bene, fa quello che facciamo noi, solo che lei lo fa con il suo fidanzato. Andiamo, beviamoci qualcosa prima che arrivino i nostri di fidanzati. Che cosa bevi, Eva? Io niente. Ho dimenticato il portafoglio a casa. Oh, e che problema c'è? Lo mettiamo in conto ai clienti. Ho chiuso per 1 milione a testa. Ti va bene? 1 milione? A testa? Eh già. Ma se siamo brave, gli portiamo via anche il doppio. Allora che vuoi bere? Champagne? Ah, no, lo champagne no. Ah, ti piace la vodka, eh? Due vodka ben gelate. Noi la beviamo calda in Polonia. Allora una gelata per me e per la polacca a temperatura ambiente. La conosci questa? La bionda con i capelli corti? Certo. E quella pazza di Sonia? Che ha combinato stavolta? Niente. È solo che gli ha prestato l'accendino alla convention. E poi è sparita. Oh, tipico di Sonia. Frega sempre tutto quello che le capita. Anche i bagnoschiuma negli alberghi. Sì, ma il mio accendino era d'oro e ci tengo a riaverlo. Ce l'hai il suo numero? Devo averlo nell'agenda. Forse ho anche l'indirizzo. Buonasera, siamo quelli dell'Hotel Diana. Ma che state cercando di rimorchiarci? Mi dispiace, noi credevamo. Che scemi, scherzo. Io sono Barbara la mora e lei Eva la bionda, cioè la rossa. Altre due vodka per i nostri fidanzati.
un bagno. Che succede, Eva? Niente. Eppure hai una faccia. Non mi sento bene. Forse ho bevuto troppa vodka. Scusami, ma io torno a casa. E ti perdi un milione? Lo so, ma non ce la faccio, veramente. E vabbè, vorrei dire che mi becco tutto io. A proposito, non ti ho più dato il numero di Sonia, vero? No. Ok, prendi l'agenda nella mia borsa. Eccola. Digita il nome e spingi Enter. Non funziona. E che ne sai? Non hai neanche provato? No, vedi, è che questi aggeggi non li so usare. Ah, ma è semplice. Devi solo scrivere Sonia, però con la J, non con la I. È russa. Chi sei? La sorella di Eva. Eva? Quale Eva? Questa Eva. Su, dai, entra. Eva non è più tornata dopo la convention della Neotech e ho paura che le sia successa una disgrazia. Come hai fatto a trovarmi? Mi sono spacciata per Eva ieri sera e sono andata a un appuntamento con una tua amica, Barbara. È lei che mi ha dato il tuo indirizzo. Come sarebbe a dire spacciata per Eva? Era l'unico modo che avevo per rintracciarti. Ma avermi trovato non ti servirà molto. Io non so niente di Eva. Ma quella foto l'avete fatta insieme? Sì, certo. Un fotografo che era lì ci ha chiesto di posare, ma poi ognuno è andata per i fatti suoi. E non l'hai più rivista? No. Anzi, sì, aspetta un minuto. Credo di averla vista con un tizio. Uno della Neotech, per caso? Chi lo sa, quel posto era un casino. Gente della Neotech, giornalisti, manager. Quel tizio poteva essere chiunque. Senti, non ti preoccupare. Succede che l'appuntamento di una serata diventi di una settimana. L'altro mese una delle mie amiche è finita con uno ad Acapulco e si è ripresentata dopo una settimana. Tua sorella ritornerà a casa prima o poi, vedrai. È quello che mi hanno detto alla polizia. Sei andata alla polizia? Sì. Ma se ne fregano. Tutti se ne fregano. Io sono l'unica a cui interessa. E non me ne andrò finché non l'avrò trovata. Costi quel che costi. Scusa per il disturbo. Aspetta. Dov'è che posso rintracciarti se avessi sue notizie? Ti cercherò io. Ora so dove sei. Ciao, sono Sonia. Abbiamo un problema. No, no, ti devo vedere immediatamente.
Charlie ha fatto una vera e propria indagine. È una polacca, è la sorella di Eva. Si sta spacciando per lei, ha detto che vuole ritrovarla, costi quello che costi. Mi ha fatto vedere una foto di me e Eva scattata in albergo la sera della convention. Mi ha fatto un sacco di domande. Voleva sapere se avevo visto Eva andare via con qualcuno. Io non le ho detto niente, ma quella è una che non molla. È andata anche alla polizia. Senti, preferisco andarmene, non voglio finire nei casini. Ma i soldi che mi hai dato non mi bastano. Ne voglio altri, molti altri. Ehi, fermo, mi fai male! Cosa fai? Lasciami! Lasciami! Ci fa qui? È proibito salire sul tetto. Mi scusi, stavo cercando una persona. Ciao, Messina. Abbiamo un testimone. Dice che si è buttata. No, non si è buttata. Qualcuno l'ha spinta. E tu che ci fai qui? Sai chi è questa? È quella della foto con mia sorella. Ero nascosta e non sono riuscita a vederla. Non ho neanche sentito la sua voce. Era solo Sonia a parlare. Gli ha raccontato di me. Gli ha detto che mi faccio passare per mia sorella Eva. Sei una ragazza coraggiosa, lo sai. E sei brava come detective. Che facevi in Polonia? Eri nella polizia? Avevi ragione su mia sorella. Non fa l'interprete. Ma avevo torto su una cosa. Non è più tornata a casa. No. Non è tornata a casa. Ma io non me ne vado. Sto qui finché non la trovate. Ecco, sono i tracciati delle ultime telefonate della Niemencic. Ah. Grazie, Sanna. A che ora hai detto che ha ricevuto quella telefonata prima di uscire? Verso le 8. Tombola. Eccola qua. Piazza Cordusio alle 8:12 da una cabina telefonica. E poi ce n'è un'altra. Arrivata mezz'ora dopo, sempre una cabina dall'aeroporto. Quella l'ho presa io. Era qualcuno che cercava mia sorella. E poi c'è l'ultima, fatta ieri sera, alle 7:20. Questa è stata fatta da un cellulare che risulta intestato a Gisella Parodi. Barbara? Si sarà cambiata il nome. Penserà che Gisella non è abbastanza arrapante. Dipende dai punti di vista. A me Gisella fa arrapare più di Barbara. Usciamo, ti offro un caffè. Il fatto è che di solito i clienti dell'Esquillo ci stanno molto attenti a non lasciare in giro tracce. Non chiamano mai da casa o dall'ufficio. E tantomeno da un telefono cellulare. È tutta gente sposata, molto ricca, che ha tutto da perdere. Ma il cliente di Eva una traccia l'ha lasciata. Era anche lui alla convention della Neotech. E da lì dobbiamo ripartire. Per arrivare dove? Da nessuna parte. Lo sai quante persone c'erano quella sera? 500, me l'hanno già detto. Ah, appunto. Dovremmo interrogare 500 persone. E che mi direbbero? Niente di niente. Non mi ricordo, non l'ho visto, sono andato via prima. Tutto inutile.
Dobbiamo concentrarci su quell'uno e lasciar perdere gli altri 499. Solo un uomo. E solo quello. E tu sei l'unica che può scoprirlo. E come? Facendo quello che hai fatto finora. Fingendo di essere Eva. Ascolta. Ora l'assassino sa che tu esisti. Che hai cominciato a farti passare per tua sorella. Che vuoi indagare e vuoi andare fino in fondo. Sei un problema per lui. E se fossi in lui, io ti chiamerei. Ti porterei in un bel posticino tranquillo. E ti tapperei la bocca per sempre, esattamente come a Sonia. Non me la sentirei mai. Non sono così coraggiosa. Hai ragione ad avere paura. Ma non saresti sola. Ci sarei anch'io, pronto a proteggerti. Perché non ci mandi una poliziotta vera? Accidenti. E dove la trovo? Una poliziotta polacca. Credimi, Maria, questo è l'unico modo per scoprire se ha ammazzato anche tua sorella. Ehi, non mi dire che non ci hai pensato. Sì, ci ho pensato. Pronto? Sì? Sì, sono Eva. Salve. Quando? Stasera? Ma dove? Hotel Principe? Ok, ci vediamo là. Maria! Allora, hai scoperto chi mi ha chiamato? Sì, è un tedesco. Si chiama Franz Baumann. È arrivato il giorno della convention. Si occupa di informatica, che è il settore della Neotech. Allora potrebbe essere lui? Sì. E c'è un solo modo per incastrarlo. Riuscire a beccarlo in flagrante. Ripensamenti? È meglio che non ci penso. Sai che sei bellissima. Ok, andiamo? No, un momento. Prendi questo. Che cos'è? È un baby monitor. Il gemello rimane a me. A cosa serve? Beh, di solito se ne mette uno nella stanza di un neonato e quell'altro te lo porti dietro, così puoi sentire a distanza quello che gli succede. Tu tienilo nella borsetta e fai in modo che lui non lo veda. È meglio di un microfono, perché se per caso lo scoprisse, tu puoi sempre raccontare che hai un bambino e che sei uscita di corsa e te lo sei dimenticato nella borsa. L'importante è che lasci la borsa sempre socchiusa. Io ti starò vicino. Ha un raggio d'azione limitato. Adesso andiamo, sta tranquilla. Appena ti metti a fuggire, la mamma ti viene a salvare. Eva. Entra pure, è aperto.
Inizia a spogliarti. Io arrivo subito. Ehi, ma che fai? Sei ancora vestita? Ma tu non sei Eva. Che ci fai qui? Mi ha mandato Eva. Mi ha chiesto di sostituirla. Ha avuto un contrattempo e non ha potuto avvertire. Lo sai che le assomigli molto? Potresti essere sua sorella. Io sono sua sorella. Ma io però volevo lei. Ormai ho confidenza con Eva, la cerco ogni volta che vengo a Milano. Lei conosce tutti i miei gusti. Quando è stata l'ultima volta che l'ha vista? Sarà più di un mese ormai. Pensi che Eva era qui per la convention della Neotech 2 sere fa? Che peccato, se l'avessi saputo che era qui. Mi dispiace. Allora io vado. Aspetta. Dove vuoi andare? Visto che adesso sei qua, puoi rimanere. Anche tu sei bella e sono convinto che non ci rimetto a fare il cambio. E poi, in fondo, la cosa rimane in famiglia. No, mi lasci! Per favore, mi lasci! Mi lasci! Non mi tocchi, mi fa schifo! Ti fa schifo? Allora che ci sei venuta a fare qui? È tutto un equivoco, io non sono quella che crede. Vattene via, puttana! Ho sentito tutto. Poveraccio, gli hai rovinato la serata. Che porco! Pronto? Eva? Sì, sono Eva. Eva, ma che mi hai combinato? Perché mi hai mandato quella stronza? Dove sei? Io voglio te. Non posso adesso. Sto con un cliente molto più bello e molto più giovane di te. Grazie per il bello. Ma con il mio stipendio non potrei mai permettermi una come te. Una come Eva, non come me. Eva? Mi chiamo Walter. Molto lieto di conoscerla. Prego. Come ha avuto il mio numero? Da un amico. Quando mi ha parlato di lei, non ho resistito. Scusi, signore. Vuole scegliere il vino? Lo sai che sei molto simpatica? È come se ti conoscessi da anni. E invece stiamo seduti qui insieme da più di un'ora? Mm. E io non so ancora niente di te. Il tuo cognome, che tipo di lavoro fai? A noi basta sapere il lavoro che fai tu. Il suo conto, signore. Lo vedi? Sei un bugiardo. Non ti chiami Walter. Ti chiami Marco, ma... È vero. Io non mi chiamo Walter. Ma scommetto che anche tu non ti chiami Eva. Tante ragazze si cambiano il nome. Io invece no. Quando hai cominciato? Da poco. Avevo altri progetti all'inizio, ma non si sono realizzati. Qui non è facile per una straniera. Ma adesso guadagni bene, no? Sì, ma i soldi non sono tutto. Allora perché lo fai? Ti piace? Ancora non lo so. Allora andiamo. Ti porto a casa mia. Sì, però devo fare una telefonata prima. Sicuro.
riesci a vedermi? Sono al telefono vicino all'ingresso. Che facciamo adesso? Non ho ancora capito. Potrebbe essere lui o forse no. Se vado a casa sua, riusciremo a capire qualcosa di più. Che ne dici? Se sei d'accordo, lampeggia. Vogliamo andare? Sì. Con chi parlavi? Con la babysitter. Sai, ho un bambino e gli ho detto di metterlo a letto, perché farò tardi. È per te. Oh, grazie. Ma come hai fatto a parlare da un telefono fuori servizio? Ho usato questo. Ecco la mia macchina. Maria, apri la borsa. È lontana casa tua? Non andiamo a casa mia, andiamo a casa di un amico. Sta tranquilla. Lui è fuori fino a domani. Siamo solo noi due. La borsetta aperta. Grazie. Porca. Ci siamo. Ti è caduta la rosa? Grazie. Abbiamo parlato della parte economica ancora. Il mio amico mi ha detto 1 milione. Per tutta la notte.
E questo cos'è? È un baby monitor. Te l'ho detto che ho un bambino. Io ho una figlia. È grande ormai. Sei così bella, Eva. Ho pensato a questo momento per tutta la cena. Io vado in bagno. Tu intanto spogliati, torno subito. Che stai facendo? Niente, stavo cercando una sigaretta. Nel mio portafoglio? Lasciami, ti prego! Mi fai male! Vieni qua! No! Aiuto! Chi è? Ho sentito delle urla! La prego, mi aiuti! Aprite subito, chiamo la polizia! Abito qui accanto, che sta succedendo? Mi è saltato addosso, non so proprio che gli è preso a questo matto. Non le dia retta, è una ladra. Mi stava rubando il portafoglio. Io neanche la conosco. È la prima volta che ci esco e guarda che cosa mi va a capitare. Sei fortunata che non posso chiamare la polizia. Mia moglie, lei capisce. Dai, prendi la tua roba e vattene. Strano. A vederla sembra una santarellina. Adesso ho paura che possa ricattarmi. M'ha frugato nel portafoglio. Mi può rovinare, io sono una persona per bene e ho una posizione. Stia tranquillo. Non succederà niente. Buonanotte. Certo che come squillo sei un disastro. Hai proprio bisogno di un protettore come me. Sì, tu ci scherzi, ma non sai che paura mi sono presa. Ah, niente, in confronto al casino in cui finirebbe se lo sapesse sua moglie. Ha anche una figlia. Ah, ti sei fatta una cultura, eh? Abbastanza per capire che non è lui. Oh. Che c'è? Ti ha fatto male? Come va adesso? Meglio? Sì, molto meglio. Che cos'hai? Mi dispiace, è tutta colpa mia. Forse ti ho chiesto troppo. Ti ho fatto entrare in un mondo schifoso dove tu non c'entri niente. Ma sì che c'entro. È il mondo di mia sorella. Significa che vuoi andare avanti. Se tu mi stai vicino. Mi avevi chiesto di incastrare un assassino. E invece... hai incastrato me.
E tu chi sei? No, chi sei tu? Sto cercando Eva. Eva non c'è, io sono sua sorella, cosa vuoi? Sono il suo fidanzato. Eva non ha nessun fidanzato. Noi siamo più che fidanzati, siamo soci. Ti ha lasciato niente per me? Che cosa doveva lasciarti? Una busta con dei soldi. No, non ha lasciato niente. Va bene, do io un'occhiata in giro perché tu intanto non mi fai un bel caffè. Senti, adesso tu te ne vai, questa non è casa tua. Lo sai, anche tu non sei male. Fammi vedere il resto. No, lasciami, lasciami, ti ho detto. Voglio fidanzarmi anche con te, ti faccio guadagnare un sacco di soldi. Lasciala stare, stronzo. O ti spappolo il cervello. Buon costume. Squadra mobile, ispettore Messina, e non ti azzardare più. Adesso fuori, mi fanno schifo i papponi. Ok, me ne vado. No, aspetta. Prima devi chiedere scusa alla signorina. Signorina, questa morta di fame polacca. No! Vattene. Sì. Sono Salvatore. C'è uno dei vostri che si scopa le mie ragazze. L'ispettore Messina. Dottore, così non va bene. Io a lei le soffiate le ho sempre fatte. Per cui adesso questo stronzo di Messina me lo tolga dalle scatole. Sono l'ispettore Simoni. E tu sei sospeso dal servizio, Messina. Ci penserà la disciplinare a occuparsi di te. Perché? Cosa ha fatto? Voleva soltanto aiutarmi. Stia zitta lei. Ci sono delle regole e questo stronzo le conosce benissimo. Ok, me ne sono fregato. Lo ammetto, ma se io avessi... Basta così. Hai messo in pericolo la vita di una persona. Se al posto nostro ci fosse stato l'assassino e tu non arrivavi in tempo, come la mettevi, eh? Me lo vuoi dire? E se l'avessi beccato, invece? Ti avrei sospeso dal servizio lo stesso. Guardi, io sapevo il rischio che correvo. L'ho fatto solo per... Non mi interessa. Le condurremo noi le indagini su sua sorella, da adesso in poi. E secondo le regole, senza l'aiuto di Baby Monitor, è quello di false mignotte. La signorina è qui in Italia, senza permesso di lavoro e non ha mezzi di sostentamento. Lei torna dritta a casa sua domattina. La prego, lei non può farmi questo. È per il suo bene. Sa come va a finire se lei resta ancora qui? Che lei la mignotta la farà sul serio. Ciao Tony e grazie. Ciao Maria, scusami. Venga signorina. Non ho ancora capito se hai armato tutto questo casino per scopartela o per fare carriera. Sei un poliziotto, fai una bella indagine e scoprilo da solo. Secondo me per scopartela. Complimenti, Simoni. Il caso è chiuso. Dove stai andando? La tua pistola. E a partire da oggi sei in ferie.
Eva, sei tu? No, non sono Eva. E tu chi sei? Come mai hai le chiavi? Mi chiamo Rita. Eva mi ospita quando ho un movimento qui a Milano. E io ricambio il favore quando lei ce l'ha a Roma. Uff, ci ho messo 6 ore. C'era un casino sull'autostrada. Tu chi sei? Un'amica? No, sono la sorella di Eva. Ah, beh, andiamo bene. Prima le africane, poi le brasiliane, poi quelle dei paesi dell'est. E adesso si fanno raggiungere da tutta la famiglia. E a noi italiane ci mandate fallite. Sta tranquilla. Io sono solo in visita. Non sono venuta a rubarti il lavoro. Scusami, io parlo sempre troppo. Me lo dicono anche i clienti. Comunque, visto che ci sei tu, posso anche andare in albergo. Tanto resto solo un paio di giorni. No, rimani. Da oggi questa stanza è libera. Sto partendo. Ma dov'è Eva? Non lo so. È scomparsa. Come sarebbe a dire scomparsa? Scomparsa, è uscita di casa e non è più tornata. E tu perché stai partendo? Mi fanno partire. Non mi ci vogliono qui. Tenga i documenti. Grazie. Faccia buon viaggio. Maria! Lei chi è? Squadra mobile. Che sei venuto a fare? Così diventa ancora più triste. Non sono venuto a salutarti. Ci sono state delle novità. L'hanno trovata? Può darsi. Non sappiamo ancora se è lei. L'hanno trovata in un fosso vicino alla via, sotto delle foglie, senza vestiti. Aveva questo addosso, la catenina e un solo orecchino. Di toglierlo dalla borsa. Spegnilo. Pronto? Parlo con Eva? Sì, sono io. Con chi parlo? Non mi conosci. Mi hanno fatto il tuo nome. Sei libera stasera? Sì, sono libera. Bene. Allora facciamo alle 9 all'angolo di Corso Vittorio con Piazza San Babila. Ok. Come ti riconosco? Ti riconoscerò io. A stasera. Era lui. Come fai a dirlo? Stava chiamando dalla Neotech. Te l'ha detto lui? No, l'ho capito dal rumore di una perforatrice. Tu lo sai cosa c'è davanti alla Neotech? Un cantiere stradale. Ci sono passata davanti mezz'ora fa. Ce ne sono tanti di cantieri a Milano. Può darsi, ma io ci vado lo stesso, anche senza di te. No, aspetta. Ehi, ehi! Fermati. Non farti vedere, se no addio appuntamento. Vieni,
Passiamo dal retro. Polizia, prego, esca. Che ci tocca fare? Pronto? Messina. Sì, è qui. È per te. Tony, sono Sanna. Ciao, Sanna. Che c'è di nuovo? La telefonata che ti interessa veniva da un telefono pubblico. Dove? Viale Monza. Ah, dove c'era Neotech. Avevi ragione. Grazie, Sanna, sei un amico. Oi, mi raccomando, io non ti ho detto niente. Se no qui mandano in ferie anche me. Ciao. Sei sicura di sentirtela, Maria? Possiamo ancora rinunciare? No. Ci voglio andare. Potrebbe anche essere un maniaco. Non ha importanza. Basta che mi stai vicino. Con la tua pistola. Già. La mia pistola. E poi ho questo. Ah. Abbiamo avuto la stessa idea. Solo che il mio è più grosso. Ma tu lo sai usare? Sì. Ci sono cresciuta tra i maiali. Ehi, che fai? Vuoi un passaggio? Stiamo andando a una festa. Ti andrebbe di venire? Lo vedete questo? Allora adesso levatevi dalle palle. Va bene, andiamo, andiamo. Su, dai, sali. Vedrai quando arriviamo. Hai una bella macchina. Che lavoro fai? Non mi piace parlare di me. Parliamo di te. Di dove sei? Sono polacca. Ci sei mai stato con una donna polacca? No. Sei la mia prima volta. No, levati di mezzo. No, ti ho detto di no. Ma sei sordo? E dai, e levati dalle palle. Ci vuole ancora tanto? No, siamo quasi arrivati. Come si chiama questa strada? L'ho persa, maledizione!
È casa tua? No, è della società per cui lavoro. La usiamo qualche volta come foresteria. Cosa c'è? Niente. Dai, vieni, andiamo di sopra. Scusa, devo andare in bagno. Va bene. A sentirmi, Tony? Sto in un villino. Che stai facendo? Ho fatto, arrivo subito. Sbrigati. Getta quel coltello. No. Ti prego, non lo fare. Io sono venuta qui con la polizia. È una trappola. No, non mi freghi. Non c'è nessuna polizia. Sei una bugiarda, a cominciare dal nome. Tu non sei Eva. E vuoi sapere come lo so? Perché Eva è morta. Sei stato tu ad ucciderla. Aprite, polizia! Tony, sono qui, presto! Sta zitta, brutta puttana. Maria! Dove sei? Si è sparato. Scusi, ho sbagliato.
vieni? Avevi detto che mi leggevi una storia. Oh. Adesso papà non può, tesoro. Ti la leggo domani sera, va bene? Non me l'avevi promesso. Ora no, adesso va a letto. Buonanotte, tesoro. Dormi bene. Buonanotte, papino. Ma cosa fai, esci? Sì, mi hanno chiamato dalla Neotech. A quest'ora? Adesso ha anche un nome, quel bastardo. Fabio Morganti, vicepresidente della Neotech. C'era anche lui quella sera alla convention. È lì che ha incontrato Sonia e tua sorella. Ma perché l'ha uccisa? Forse è stato un raptus, un impulso incontrollabile. La gente è strana, specialmente a letto. Fai sempre le cose di testa tua, Messina? Mi stavo annoiando in ferie. Questa è tua. Non te l'avevo detto. E non diciamolo a nessuno, tu stasera eri in servizio e ti ci ho mandato io qua. Certo, così ci promuovono tutti e due. Io le devo delle scuse. Forse non l'avremmo mai scoperto se non era per lei. Mi dispiace per sua sorella. Ci pensiamo noi a mandare la Selma a casa in Polonia. Ehi, vieni, ti accompagno a casa. No, non ci voglio tornare là. Portami a casa tua. Non posso. Perché no? Mia moglie. Allora perché non porti l'anello? Lo porto. Avrai anche dei figli? Una bambina, a 9 mesi. Allora questo è suo. Riportaglielo. Maria, aspetta. Maria! Lasciami perdere! Vicino di casa. Eva! Eva! Ti ricordi di me? Sì. Sali, ti do un passaggio. No, grazie. Ma piove, sei tutta bagnata. Sei ancora arrabbiata con me per l'altra sera? Di solito non sono così aggressivo, anzi. È stata colpa mia, lei non c'entra niente. Dai, fermati, Eva, non fare così. E poi ti prenderai un malanno, lascia che ti accompagni. Vabbè, d'accordo, ma solo fino a una stazione di taxi. Certo. Eri da queste parti per un appuntamento, Eva? Non mi chiamo Eva e non faccio la puttana. Non capisco. È una storia troppo complicata. Ho visto un sacco di polizia. È successo qualcosa? Sì, uno si è sparato. Ah, sì? Come mai si è sparato? Per non farsi prendere dalla polizia. Aveva ucciso una donna. Era una tua amica? Sì. Ma non ne voglio parlare adesso. È una storia finita. Ecco un taxi. Mi può lasciare lì, per favore?
Ah, non ti preoccupare. Ti accompagno a casa. Più la chiave. Eccola lì. Grazie, è stato molto gentile. Buonanotte. Buonanotte. Che tua moglie queste cose non le fa. Mia moglie, lasciamola fuori. Scusami. Non avevo intenzione di toccartela. Tesoro, la tua signora. Pensa che a certi piace parlare delle mogli. Beh, a me no. Guarda che può essere eccitante. Forse ne avresti bisogno. Ti ho detto di lasciar perdere. Perché? Sei uno che si vergogna. Andiamo. Raccontami, come lo fate? Smettila. Dimmi la verità. È più porca di me. Adesso basta. Che cos'hai? Alzati. Dai. Rispondi. Andiamo. Rispondi. Che sta succedendo? È morta. È morta. L'hai ammazzata. Non l'ho fatto apposta. È stato un incidente. Questo lo dici tu. Chi chiami? La polizia. Aspetta. Ragioniamone con calma. Non conviene a nessuno chiamare la polizia. Io sono un uomo d'affari. E so che ogni cosa ha un prezzo. Qual è il tuo? Nuovo vicepresidente. Non ti basta? Avanti, muoviti! Vorrei parlare con l'ispettore Messina, è urgente. Aspetti un attimo, vedo se c'è. Sì. Una chiamata per te. Passamela. Ti
ti ho riportato questo. Le passo l'ispettore. Allora, questa telefonata. Hanno riattaccato. Chi era? Una donna. Ha detto il nome? No, ha detto solo che era urgente. Va bene, lo so chi è. La chiamo io più tardi. Non mi passare più niente. Devo finire un rapporto. Ok. Fabio Morganti, nato a Cremona il 3 marzo del 54. Vicepresidente della Neotech, residente in Piazza Santo Stefano, numero 5. Piazza Santo Stefano. Lasciate un messaggio dopo il bip. Maria, sono Tony. Ho capito tutto. Quel Morganti che si è sparato non era solo quella sera con Eva. C'era anche un altro. E sai chi è? Il padre di famiglia Cagasotto, quello che t'ha beccata a frugargli nel portafoglio. L'ho capito perché l'appartamento di Piazza Santo Stefano, dove ti ha portato l'altra sera, è intestato a Morganti. Quindi i due si conoscevano, erano complici. La sera della convention hanno portato Sonia e tua sorella in quell'appartamento. E lì qualcosa deve essere andato storto. Aiuto! Lasciami! Aiuto! Ti prego! No! Maria! Vai di là. Ma è senso unico. Fregatene. La nota è per tutti. C'è stato un omicidio in zona Navigli, via Ripa numero 112. E dove abita Maria? Corri! Stavo rientrando in casa e c'era Maria in terra, che stava lottando con un uomo. Lui stava cercando di strangolarla. Mi scusi, è stato orribile. Su, si calmi, non faccia così. Non ho avuto il tempo di pensare. Ho preso il primo oggetto a portata di mano. Ho dovuto farlo. La stavo ammazzando. Le fa ancora male? No, è passato adesso. Se ne stia qui tranquilla. Pensiamo noi a tutto quanto. Stai meglio? Sì. Forse voleva già ucciderti quella sera dopo il ristorante. Ma io gli ho rovinato il piano. Lo sai chi era? Era il presidente della Neotech. Maria, mi dispiace. Se potessi sistemare le cose diversamente lo farei. Come si chiama tua figlia? Irene.
bellissima. Quando parti? Appena mi lasciano andare. Promettimi una cosa. Quando arrivi a casa, dimentica tutto. Io cercherò di fare lo stesso. Sono Stefano, sono a Milano. Che ne dici di vederci stasera? Sto all'Hotel Majestic, camera 324. Eva, mi senti? Eva? Sei lì? Eva? Eva?